Bonsoir ragazzuoli, buonasera, minchia sono arrivato appena appena in tempo, ero andato un attimino a bere, anzi mi dovrò portare qua comunque la bottiglietta. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti per questa live rapidissima su eFootball 2023. Purtroppo oggi avevo tutt'altro programma, devo dire la verità, volevo continuare le partite in Divisione 3 per vedere dove sarei riuscito ad arrivare, ma ho avuto un cambio repentino di orari lavorativi e quindi mi sono mangiato sostanzialmente un'ora. Riuscirò a fare giusto una mezz'oretta veloce di live e la volevo appunto dedicare a quello che state vedendo in sottofondo, ragazzi, perché questa mattina mi sono svegliato e via così un Ronaldinho a caso, dal nulla, assieme a Seedorf e Cafu. E come faccio a non pullare? Allora, difficilmente riuscirò a pullarlo oggi. Sa, ci vuole veramente una gran botta di sedere. È un pot, ci sono 150 giocatori, però è un pot di quelli. Di quelli alla Captain Tsubasa, per rendere l'idea. E io al momento posso fare estrazioni più o meno per il 50%, poco meno del 50% dei giocatori presenti nel pot, quindi devo avere effettivamente una bella fortuna per trovare Digno. Ammetto candidamente che di Cafu e Seedorf mi interessa poco. Oddio, Cafu ancora. Seedorf decisamente no. Poi oggi comunque c'è stato il reset settimanale, hanno messo tanti eventi, hanno resettato le due partite nella voce autentica, che sono eventi PvP dove voi però dovete scegliere delle squadre originali, nella fattispecie una della Lega Messicana per un evento e una nazionale per l'altro evento. Sono eventi facili perché sono eventi dove voi non dovete sostanzialmente vincere partite, vi chiedono solo di segnare un determinato numero di gol. E se beccate il barde della situazione che è un pochettino sveglio, segni te, segno io, segni te, segno io, segni te, segno io, e poi chi se ne frega, tanto l'evento l'abbiamo passato tutte e due. Hanno rimesso gli eventi anche nelle partite della squadra dei sogni, nella fattispecie il World Wild Club, cioè partite generiche contro avversari in PvP, avversari umani in PvP, e le partite contro le squadre della Serie A, che invece è l'evento PvE, che tra le altre cose ci regala un pool per i giocatori della settimana che poi andiamo a vedere. Buonasera amanti del bel calcio, ciao Rick, ciao Luca, una bella recensione su Akai. Non lo, ragazzi, vi dico la verità, cioè Captain Tsubasa in questo momento è al terzo posto per i giochi che sto giocando, nel senso che per ordine di ci dedico tempo, il primo è football, il secondo è Konosuba, anche se ci dedico solo mezz'ora al giorno. Captain Tsubasa, vi dico la verità proprio di tutto cuore, in questo momento ha un piattume talmente tanto che è scivolato proprio come ultimo dei miei pensieri. Ci gioco perché ancora ci gioco, le giornaliere ancora le faccio, venerdì inizieranno le partite della Dream Championship e comunque le farò, eccetera, eccetera, ma questo è un periodo dove il gioco, pur piacendomi ancora, perché non posso dire che non mi piaccia, direi una bugia, ma è scivolato veramente in fondo alle mie priorità. Akai e Gino, vi dico la verità, non li ho neanche guardati in faccia. Ma la live su Captain Tsubasa arriverà domani sera. Domani sera, live su Captain Tsubasa, faremo in tempo a guardare Akai e Gino e oh, magari un centinaio di Dreamball ce le lascio anche. Però quella è roba per domani. Ma perché il Digno ha un overall così basso? Perché possono essere potenziati. Quello è il valore di partenza. Poi, potenziandoli, allenandoli, a seconda dei livelli di allenamento che loro possono raggiungere, ogni giocatore ha un suo livello massimo che può raggiungere, lui si potenzia. Ronaldinho arriva a 100. Ronaldinho, una volta potenziato a manetta, arriva a 100. Ok, a 100 probabilmente a me non arriverà perché dovrò utilizzare dei punti per adattarlo al mio modulo e quindi credo che da me si soffermerà sul 99, ma arriva a 99. In teoria, il massimale di questi giocatori, una volta potenziati al massimo, sono Ronaldinho 100, Cafu e Seedorf 99. Quindi quelli sono solo i valori di partenza. Lascia il tempo che trovano. Ma perché c'è il Pity anche su eFootball? No, non è il Pity, è un Dream Pot. Faccio vedere perché faccio prima a farlo vedere. Allora, vedi tutti. I giocatori leggendari e solo ed esclusivamente i giocatori leggendari vengono inseriti all'interno di questo pot. Voi non lo vedete perché è coperto qua dalla mia immagine, ma in questo pot sono presenti 150 giocatori. Quindi
Quando voi ne pullate uno, quel giocatore non è più disponibile. Quindi, ipoteticamente, se avete abbastanza monete per pullarli tutti, voi questo pot lo svuotate, ottenete necessariamente ognuno di questi giocatori qui. Chiaramente, 150 giocatori, siccome le monete, ok, il gioco un pochettino ne regala, ma ne regala molto poche, le altre sono tutte pay. Ecco, 150 giocatori equivalgono più o meno a 130 euro. È una follia, oggettivamente è una follia. Solo un povero pirla potrebbe spendere 130 euro per trovare uno di quei giocatori. Io sono un povero pirla, quindi da questo punto di vista non vado preso come esempio. Fatto sta che per il momento mi sono limitato a 6.980 monete. Spero di trovarlo con queste 6.980, così non devo andare a fare una ricarica PSN nell'arco dei prossimi 7 giorni, perché poi giovedì prossimo. Pippo mio, che è già stato messo in passato tra le altre cose in questo gioco, in soldoni. Il pot in realtà è buono, perché al di là dei giocatori epici, sono presenti tantissimi giocatori, in questo caso della Serie A, perché quando mettono delle leggende di Grande Gabri, Gabriele Palagiano. Bellissimo. Gli alert funzionano, ottima cosa. Allora, dicevo, quando sono presenti leggende della Serie A, nel pot ci sono tutti i giocatori della Serie A. Quando sono presenti leggende, di squadra inglese, sono presenti i giocatori inglesi e così via, cioè del campionato inglese e così via discorrendo. Quello della Serie A, vi devo dire la verità, non è molto conveniente. Non penso di dover stare qui a dirvi io che i giocatori che giocano in Premier League e quelli che giocano nella Liga Spagnola raggiungono un massimale superiore rispetto a quelli della Serie A. In Serie A mi sembra che i giocatori più forti arrivino a 85 o 86 punti, per dire. In Premier arrivano tranquillamente a 97-98, poi ci sono quelli più forti tipo Mbappé arriva a 100, Lewandowski arriva a 100 e così via discorrendo. In Serie A di giocatori da 100 non ne abbiamo, abbiamo giusto le leggende quando appunto ce le mettono. Però prima di andare, pensa che c'è qualche pirla che vede almeno il quadro per ritornare al giocatore, pure bisogna di Tamozzi per giocarlo. Perché Palomino? Ma perché Palomino? Non ho visto, c'è Palomino. Ci ho fatto caso. Boh, ad ogni modo, ci sono giocatori di 5, 4 fino a 3 stelle. Quindi ci sono anche delle emerite riserve pippone che uno non userà. Non userà mai. Beh, prima di andare a pullare, giusto per far vedere tra i vari banner che hanno messo questa settimana, perché vabbè, questo qua è quello naturalmente più esoso, ma non è l'unico e non è detto neanche tra virgolette che sia il migliore, anzi probabilmente non lo è, lì ci vuole veramente una botta di fortuna per trovare i tre giocatori del Milan con una, come si dice, con un tot di monete decente. Quello probabilmente più conveniente da questo punto di vista è quello che si rinnova tutte le settimane, il Worldwide September. I giocatori della settimana, Team of the Week, chiamatelo un pochettino come volete, questi sono i Player of the Week. Questa settimana ci hanno messo anche i giocatori del Leicester. Il Premier Transfer dura ancora 20 giorni, quindi ci vorrà un po' prima che metteranno qua un altro banner. Questo però è col contratto mirato. I contratti mirati sono sostanzialmente li ottenete giocando, pochi, pochissimi, ma li ottenete giocando. Dicevo, quello più conveniente volendo è il Worldwide Step. Il problema è che qua sono 11 giocatori, non si possono anche qua trovare doppioni, ma potete fare solo 3 pullate con le monete più una gratuita che vi viene regalato dall'evento settimanale. In questo caso l'evento settimanale è quello della Serie A. Inutile dire che qua il giocatore più richiesto di tutti è Lewandowski, che statisticamente parlando è forte esattamente tanto quanto la versione che potete comprare con le monete GP, che sono quelle che ottenete giocando. Non è più forte, però ha una caratteristica in più, anzi ha due caratteristiche in più che a me vengono molto sottovalutate all'interno di questo gioco. Primo, come competenza stile di gioco a 90 su tutti i tipi di gioco, quindi è un jolly utilizzabile in qualunque formazione che voi abbiate. Secondo, questo Lewandowski, fatemi vedere se da qui riesco a farvelo vedere, magari dov'è con la R? Sì, era qua, eccolo qua. Questo Lewandowski,
lo vedete proprio sotto alla faccia di Luna che sta guardando in basso, ha come abilità giocatore, tra le altre cose, riserva di lusso, che Lewandowski normale non ha. Riserva di lusso sarebbe super sub, ragazzi. Sarebbe super sub. Quindi questo Lewandowski, se subentra a partire dal secondo tempo, guadagna un boost notevole alle statistiche. Parte da un valore di 97. Se lo inserite in una formazione che ha già un'abilità di squadra alta, una competenza stile di gioco alta, tipo dal 95 al 100, guadagna altre 3 punti. Quindi vi ritrovate con un giocatore da 100 punti di overall che se subentra dalla panchina ha anche delle statistiche pompate. A me non serve perché non è la tipologia di giocatore che uso io. È comunque un giocatore lento, è un finalizzatore, è tipo Haaland, deve prendere palla, tirare, punto, fine. Per il mio stile di gioco non va bene, ma per tutti gli altri stili di gioco, cavolo, sì. E tra le altre cose può fare prima punta, seconda punta e trequartista, quindi potete metterlo un pochettino dove cavolo volete. Bell'uomo, Serabarde, ma questo è football, sarebbe il vecchio PES, esatto. E dall'anno prossimo parte anche la Master League. Li useresti tutti e tre? No, Seedorf sinceramente non credo. È vero che ho visto che può fare tutti i ruoli del mondo, li può fare veramente tutti, però se io pullo Digno, lo metto trequartista, non lo metto attaccante, perché Digne non credo che sia particolarmente veloce, anche una volta pompato al massimo sarà comunque abbastanza lento, quindi come attaccante non lo metterei, lo metterei come trequartista. Ergo Seedorf dovrei metterlo come mediano, perché io non gioco col CC, non gioco con i centrocampisti centrali, gioco con i mediani. E Seedorf, per quanto anche lui arrivi a 99 come overall complessivo, non credo che arrivi a avere delle statistiche difensive degne di nota. Il mediano deve avere statistiche difensive degne di nota, e poi devo dire la verità, io al momento con la coppia Kimmich-Tonali davanti alla difesa mi ci trovo da Dio. Quindi Seedorf sinceramente dei tre è l'unico di cui veramente potrei fare a meno. Cafu, ok, o anche Alexander Arnold da quella fascia. Cafu e Alexander Arnold dovrebbero arrivare più o meno alla pari. Devo valutare se è meglio uno o meglio l'altro. Diciamo che non mi strapperei i capelli se non trovassi Cafu, però per Digno, ragazzi, sì, cioè Digno non è che ci sono giri di parole. Digno bisogna trovarlo o oggi o sabato o sa il cavolo quando. Ma Digno bisogna trovarlo. Sapete che io Digno a suo tempo lo pullai anche in Captain Tsubasa Dream Team con le Dream Ball Pay, se non ricordo male, e lo pullai ben sapendo che non l'avrei giocato praticamente mai. Infatti Digno in Captain Tsubasa Dream Team è da me ha giocato la bellezza di 0 partite ufficiali tra rango e coppe, 0, però lo dovevo avere comunque a tutti i costi, perché io sono un fanboy di Digno e quindi sì, lo devo assolutamente avere. Dai, allora, sono 69 pull su 150, siamo poco sotto la metà del pot. Ho circa, boh, il 45% di possibilità di portarmelo a casa. Incrociamo le dita e partiamo. Dovrei alzare anche la musichetta perché si sente una musichetta particolare. O Digno o Muerte, esatto. Dicono che quando escono le leggende la musica del gioco cambia. Vabbè, Serie A non vuol dire niente, sono tutti Serie A. Partiamo con un 4 stelle blandissimo. Che è Lozano. Devo sentirlo anch'io. Oh, skippiamo Lozano. Avanti. Mitzegas spero che si velocizzi un po', perché se ne devo far fuori altri 68 così alle 8 e mezza siamo ancora qua, altro che l'hai veloce. Musichetta uguale a prima, quindi non credo nulla di che neanche qua. Però un 5 stelle, un 5 stelle. Leao. Il mio secondo Rafa Leao che andrà tipo ceduto instant, venduto subitissimo, perché il Leao che ho preso io del pacchetto del Milan è un po' più forte di questo Leao, e quindi Rafa ci dovrà salutare subito in lista trasferimenti. Terzo pullino.
tutti. Altro 5 stelle. Tonali, idem con patate. Cacchio, ma quelli del Milan, mannaggia la miseria. Li ho tutti. Mi mancano le riserve del Milan. Che ne so, dammi Salamella, visto che ultimamente è parecchio on fire Salamella, almeno in Champions. Tecnicamente, per uno che ha da poco iniziato a giocare, questi sarebbero comunque tutti gran cavolo di giocatori, eh. Finché hanno 5 stelle, vanno bene. Tre stelle, quindi questo è ultra pippa. Ed è Vlasic del Toro, giusto? Sì. Poi dovrò anche vendere mezza squadra, tra altre cose, perché noi comunque abbiamo un numero limitato di giocatori che possiamo tenere. Quinto punto. Musica uguale. Massimo 10 pescate e trovi Seedorf. E tanto, guarda, io qua uno ne punto. Oggettivamente gli altri due, 3 stelle, guarda, salta, non voglio neanche sapere chi è un portiere, ho visto. Milinkovic-Savic. Beh, per adesso è stato molto vario, eh. 2 del Milan e 2 del Toro. Viva la fantasia nelle squadre. Tutte le squadre che abbiamo in Serie A, 2 del Milan e 2 del Toro. Altro 3 stelle, Zompa. Di chi è questo? Maglia azzurra. Faraoni. Cos'è il Verona adesso? Non mi ricordo neanche più dove gioca Faraoni. Perché non mi mettono tipo pulla ancora? Pulla ancora sarebbe bello. Pulla ancora, via. In scioltezza. Quattro stelle, quindi possiamo zompare anche qui. Pasalic. Minchia, quanti giocatori da vendere. Stelle. Olivera, mai visto, neanche sentito, mai visto. Questo è famoso come Bakayoko. Dagli Adedigno, ieri l'hai proprio chiamato, è vero. Ciolo Balboa. Grandissimo, tutto bene, grazie. 4 stelle, quindi neanche questo. La riserva del maestro Mario. È per caso uscito il pack dalla Juventus? No, per il momento ancora no. Elmas. Si è focalizzato su quelle squadre lì, eh. A parte Faraoni che è venuto fuori dal nulla. Questo dovrebbe già essere il decimo. Credo, più o meno. Qualcuno ha detto al decimo trovi Seedorf. Non credo, perché dovrebbe cambiare. Mi dicono che cambia la musica quando trovi un'icona. Quindi per il momento la musica è sempre quella per tutti. 3 stelle, decisamente direi che non è Seedorf. Altro portiere. Chi è? Silvestri. Oh, ma tipo un estrai 10. Estrai ne 10 alla volta? No, era troppo difficile. Metti estrai 10. Boh. Anche le luci? Ah. Quindi fino a quando è luce bianca così normale non è successo niente. Infatti 3 stelle. Ha cambiato un po' le squadre, se non altro. Adesso Soriano. Dammi qualche 5 stelle che non ho. Io non ho visto. C'è Barella. Barella mi... luci verdi e musica. Boh, perfette. Perfetto. Luce verdi e musica.
Luce verdi e musica! Sedor. Porco due. Cioè, tra tutti e tre, l'unico che veramente non mi serviva una sega di niente. L'unico che non mi serviva una sega di niente, Clarenzio. Clarenzio, l'uomo dalla terza gamba. Clarenzio, l'uomo dalla terza gamba. Minze, che mi fosse uscito adesso Digno, l'avevo beccato tipo con 14, 15. No, 12 l'avrei beccato. Madonna, avrei fatto i salti di gioia. Non posso sculare sempre, esatto. Se cambi modulo hai una super mezzala. Sì, quello sicuro. Sedor può fare tutti i ruoli del centrocampo, tutti. Altro giocatore del Milan, Tomori. Esatto, l'avevo visto. Dai, raga, se non altro uno si è trovato, dai. Ci sono ancora tanti pull, si può fare. 22esimo e Sedinio, speriamo. Madonna. Quattro stelle. Da Roma, da Magica. Chi è da Magica? Mancini. Mancini da Magica. Ma dammi almeno Lollo Pellegrini, che se non altro è decente. Dammi almeno Erlollo. Mi dai Erlollo e sono contento. Stelle. Felipe Anderson, 3 stelle. Vabbè, ma questo è un insulto. Ho capito che non è più il giocatore che era qualche anno fa, ma Felipe Anderson, cacchio, non dico 5, che però volendo, ma minimo minimo 4. Hai preso CDK dai contratti mirati? Sì, è un ottimo trequartista. Per aver solo 4 stelle è un ottimo trequartista. Belotti, il gallo. Quanto ci avrebbe fatto comodo anche a noi. Grande Lorenzo. Che sofferenza, ragazzi. Grande Ciolo. Sono curioso almeno di vedere se mi dà dei 5 stelle. Era partito da Dio con i 5 stelle. Era partito proprio boom 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 boom. E adesso invece morti i 5 stelle. E sì che non ce ne sono pochi. Non ce ne sono pochi dei 5 stelle. Dovrebbero essere tipo, boh, cos'è, il 20% o il 30% del pot i giocatori 5 stelle. Poi ho saltato a prescindere sulla fiducia. Che era Politano. Anche Politano 3 stelle. Grazie Davide. Engage. C'ho i capelli che arrivo a quest'ora di sera, sudo come un pazzo, mi si schiacciano che sembro un frate veramente. Dai, su, ti puoi riprendere, almeno sui 5 stelle, non dico con le leggende, almeno sui, no, 3 stelle. Zompa. 3 stelle del Milan, chi è 3 stelle del Milan? Pobega, no! No, io mi oppongo a questa cosa! Io mi oppongo a Pobega 3 stelle! No, assolutamente! Tra l'altro, monoruolo, solo CC, in tutto il resto perde. Che vigliaccata! Almeno CC Med, non dico tanto. No, bruttissimo, ci sono troppo rimasto male per Pobega. Così poco. L'anno scorso ha fatto una cazzo di stagione al Torino, porco cane. Perché un altro non ce l'avevo Pobega. Altro 3 stelle. Sempre del Milan. Ma che Yoko, me lo sono chiamato. Me lo sono chiamato male.
Oddio, quanto è scarso Bakayoko. Ecco, Bakayoko potevano dargliene anche 2 di stelle volendo. Non c'era bisogno che gliene davano 3, stavano a 2 e andava bene lo stesso. Pensa che sono passato a PES perché pensavo di spendere meno di Dream Team. Ma in genere sì, eh. In genere PES, guarda, se non hai delle pretese come sottoscritto, PES con 20 euro ti fai una squadra che ti dura tranquillamente un anno. Grande Tammy Abraham, però anche lui c'ho quello del pacchetto di Alexander Arnold e quindi non lo userò tipo mai. Da quel punto di vista non è male. Cioè, ripeto, con 20 euro ti fai una squadra che ti campa un anno, tranquillamente. E poi quello che trovi durante l'anno, trovi, per dire. Queste sono cose particolari. Cioè, qua pulli perché qua è il cuore che pulla. È il cuore che pulla. Quando il cuore pulla, il portafoglio deve stare zitto. In questo caso è il cuore che pulla. Certo che se il cuore iniziasse a pullare meglio, magari un po' per fortuna acerbi. Ah, l'hanno già messo all'Inter. Cazzo, che aggiornamento ultra speed. Comunque, per adesso abbiamo fatto solo 22 estrazioni, ragazzi. Siamo circa un terzo. Io qua zompo. Fiorentina, il primo giocatore della Fiorentina che mi dà. Duncan. Neanche mi ricordavo che giocasse nella Fiorentina. Si vede che è troppi anni che non faccio il fantacalcio. Una volta quando facevo il fantacalcio sapevo anche i giocatori delle primavere delle squadre di Serie A. Adesso vedo gente così dal nulla e dico, ah, ma esiste ancora. 3 stelle. Cioè, sto finendo i 3 stelle. Caprari. Dai, zio tossico però, mamma mia. Cinque stelle, vediamo chi è, di che squadra più che altro. Inter. Devrai. Posso starci, preferivo Barella. Dovessi sceglierne uno dell'Inter, vorrei Barella. Dovessi sceglierne uno della Juve, vorrei Vlahovic. Mario Rui. Volevo vedere Kvaratskhelia. Secondo te che ad Alonso la prema epica dopo 90 giri mi sembra. McCollions. Qua mi sa che mi fa svuotare il pot, ve lo dico io. Qua non bastano quelle che ho preso oggi. Qua dobbiamo rivederci sabato se va avanti così. Quelli del Milan me li sta dando tutti a ruota. Chi è questo? Kalulu. No, dammi Dest. Dammi Dest. Dest mi piace. Dest, Salamakers. Tutti quelli lì. Zompiamo. Atalanta o Inter? Mi sembra Atalanta. Dream Seed. Beh, anche underrated di brutto comunque li hanno fatti alcuni. Lasciato a 130 giri con due epic. A me basterebbe trovarne uno. A me basta trovarne Digno, porca miseria. Trovo quello, pianto tutto. Però mi ha dato Seedorf, che tra le altre cose è l'uno dei tre, l'unico dei tre che proprio non riuscirei a mettere titolare mai in alcun modo. Anche un po', eh. La curiosità di vedere le stelline che Quagliarella. Dovessero introdurre una modalità. Grazie Camasotto. Dovessero introdurre una modalità del tipo, che ne so, utilizza solo giocatori 3 stelle. Avrebbe senso anche tenerseli da parte. Ma visto che ad oggi pare che sta roba non esista, e io credo che non la metteranno neanche mai. Del Toro chi? Lazaro.
che io confondo sempre con Lozano, che invece è quello del Napoli. Cafu pochissima roba. Beh, arriva comunque a 99, di massimale. Poi magari difensivamente farà cagare la minchia, probabile. Però il giorno che dovesse passare al 4-4-2 lo metto esterno di centrocampo. Questo è della Juve. Milik, ma ha già dato Milik. Anche qua, 3 stelle Milik mi sembra ingiusto oggettivamente. Un po' di skip perché sennò qua veramente siamo già alle 8, arrivo alle 8 e mezza ad andare avanti così. Ciccio Caputo, grandissimo Ciccio Caputo, idolo delle folle. Ho le mani che vanno in automatico ormai su sto cavolo di pad. Che numero di giri sei? Mi sembra che ne ho fatti una trentina più o meno. Adesso poi controllo finito questo. Cabral. Sono a 116 su 150, quindi ne ho fatti 34. Siamo più o meno a metà dell'opera. Un po' più di metà dell'opera, poco più. Adesso però rusho velocemente perché. Fino a quando non vedo quelle cose verdi. Figa. Adesso ho deciso di darmi tutta la Fiorentina, Igor. Della Juve Rugani. Super skip. Dominguez del Sassuolo. Ancora Juve Alessandro. Sensi. Non so che cosa vuol dire quel reimposta che si vede sotto, ma non lo voglio sapere. Ma i contratti mirati a 3 stelle li usi? Io pensavo di memare con un giappo a caso. Sì, i contratti mirati a 3 stelle li uso perché quando esce l'evento J-League, tu ottieni più punti se schieri i giocatori J-League. Quindi comunque conviene usarli sempre quei contratti lì. Quando escono i giocatori di determinati campionati, prima o poi l'evento di quel campionato ti arriva e ti tornano utili. Ne abbiamo fatti 41, questo è il 42esimo. Ed è Krunic. Adesso faccio la battuta che mi farà perdere visualizzazione e iscritti insieme. Lo sapete cosa fa un barbiere a Milanello? Rade Krunic. E con questa merito di non trovare più niente da qui all'eternità, lo so, ragazzi. Reimposta se lo premi, rimetti nel pool quelli che hai già trovato? Ma è follia! È follia, perché mai uno dovrebbe farlo? Perché mai uno dovrebbe farlo? Chi cacchio è Schouten? Vabbè, del Sassuolo, ok. Diaz. Tutti i giocatori che ho già, tra le altre cose. Quante cavolo di monetine ho ancora? Quello che non mi ricordo più, non ancora. Posso fare ancora 24 estrazioni.
Bisogna crederci. Crederci sempre e mollare mai. Diaz BB4 già ce l'ho, Diaz BB4, vittima. Sì, arriverò al Pitti per Digno probabilmente, ma non ci arrivo oggi. Se ci arrivo riesco ad arrivarci tipo sabato. Ciao Samsung. Napoli. Lazzari. Tra l'altro ultimamente mi sta elemosinando anche pochi 5 stelle. Non che li userei mai, perché non li userei mai comunque, però mi sta dando veramente uno sputo. Simeone. Dammi Kvaratskhelia, porca miseria. È il cacchio di drago di Komodo. Non l'avevo visto, grazie Snick. Snittro. Questo Udinese, penso. Questo giocatore potrebbe darmi una mano. Di questo passo 24 le fumo proprio velocissime. Biraghi. Ora Shandanovic debuff. Handanovic è nella squadra della settimana e tra le altre cose non l'hanno neanche fatto male. Non l'hanno neanche fatto male Handanovic. Questo non era dell'Inter. No, sì, Correa. Ma porca miseria, ma dammi Lautaro che se non altro è una seconda punta coi controcoglioni. Almeno posso provare ad azzardare qualche modulo con delle seconde punte, visto che proprio non ne ho. Florenzi. Vabbè, il Milan lo sto praticamente completando, me ne mancheranno 5 del Milan. Più le leggende, guarda caso. Candreva. Oh, Lollo Pellegrini, va che prima l'ho chiamato. Va che prima l'ho chiamato il buon Lollo Pellegrini. Bravo Lollo Pellegrini, finalmente. Non ho voluto fare battute su Candreva per ovvi motivi, sarebbe stato troppo facile. Che di maglia è Lecce? Cioè non gli hanno messo neanche la faccia a Pongracic. Nemmeno la faccia, nemmeno il volto gli hanno messo a Pongracic. È proprio come per dire, puh, chi ti conosce? Chi ti si incula? Pongracic, puh. Ma vaffancuore. Avevo sentito la macchina fuori che faceva clacson, pensavo stesse partendo la musica diversa. Mi era venuto un colpo, 3 stelle del cavolo. Marlon. Quante me ne mancano? 13. Daje, 13, daje. Niente. Il Milan me la dà tutto, questo è Messias. Shaft to pass vuol dire sculo su Dream Team. Ma che cacchio pulla su Dream Team? Marlon Brando, sì, volevo farla anch'io, però quella era troppo scontata come battuta. Tra parentesi, c'è qualche giocatore che si chiama Brando? Così magari li metto veramente insieme. Come la vecchia coppia Rincón e Ionita. Quella era la coppia della leggenda, Rincón e Ionita. Vecino! Due.
2 dell'Inter Dumfries. Mi ha dato solo 4 stelle a Dumfries. Oh, Mizzica, dammi almeno Barella, che so che cosa farmene di Barella, se non altro. È forterrimo. Che è Berardi. Ferrari. Se non lo becco ci si riprova sabato. L'attacco di un falta che ho visto è Immobile o Kaka. Immobile o Kaka forte. Che cazzo è che ha fatto Fanta con quell'attacco? Ciao Iki. Sì, mi ha dato praticamente anche tutto il Napoli. Ma me ne ha dato uno dell'Inter, no, della Juve. Della Juve me ne ha dato uno, Rugani. Uno. O due. No, mi sembra solo. Ah no, anche Milik. Napoli me l'ha dato tutto praticamente. Ndombele. Il Napoli tutto ce l'ho. Mi manca tipo Anguissa, Kvaratskhelia, e poi mi ha dato tutto il Napoli. Portiere? Audero. E credo di aver finito, fa vedere. No, sei ancora, me ne mancano. Zaniolo, meno 5. Per rimanere a tema con i nomi combinati. E Sandro. Bene, Lazio oggi dominiamo in Europa. Ah, cosa ha fatto? Vero, giusto, perché oggi c'erano anche le altre partite. Minchia, ha perso 4-1 con come si chiama? L'Italian. E meno male che sfottevano la Roma settimana scorsa. Porco cazzo. E il Sharawi, parlando di Roma, sta perdendo 5-1. Ah, neanche. Cioè, uno mi scrive 3. Qua io leggo 4 e lui mi dice, voi mi dite 5. Con Mkhitaryan. Una bella scopoletta in effetti. Di Marco e dovrebbero mancarmene tipo due. La prossima sarà l'ultima. Portiere col 69, chi è? Dragoschi. Credo che sia last one, giusto? No, le ultime due. Le ultime due per oggi. Le ultime due per oggi. Ci si riprova sabato. Se non esce, ci si riprova sabato. Non si demorde, non si molla un centimetro. Ultima. Speravo, quando ho detto all'ultima esce sarebbe stato figo. Vabbè, vediamocela l'ultima, magari mi esce un 5 stelle. No, manco per idea, cioè proprio come per dire ti sbocco in faccia. Pinamonti, Pinamonti. L'ultimo di oggi è Pinamonti. È Pinamonti. Pinamonti. Ho più barde che anime. Una volta anch'io avevo più barde che anima. Una volta. Adesso invece purtroppo. C'ho da vendere mezzo mondo. C'ho veramente da vendere. Se non altro come GP farò i miliardi. Perché devo vendere tipo tutti. Tra giocatori doppioni, mica doppioni e quant'altro.
Mi ha dato 10.000 GP così perché ho pullato troppo. Football World, la mia squadra. Adesso devo vendere tipo tutto il mondo. 152 giocatori. Mizzega. Allora, andiamo intanto a vendere i doppioni, tipo Salah, doppione, non me ne faccio niente di due Salah, vendine uno. Opzione giocatore, svincola, 140.000 GP, minchia, 10.000 ESP, va bene, ok, Salah, via. Grazie. Poi Jordan Henderson, idem, non me ne faccio niente di due Jordan Henderson. Svincola. Ma non c'è un bello opzioni elenco. Vista selezione. No, ah, ho capito, quindi posso selezionarne più di uno così. Ah, vediamo gli altri doppioni. Mignon, uno. Selezionato uno. Ah sì, si può fare così, perfetto. Teo, credo che sia quello. Ne ho un altro di Hernandez. Ne avevo un altro di Hernandez, ma dove cacchio sta? Vabbè, uno quello Magnone sicuramente l'ho pigliato. Poi dovevo fare ordina per nome, magari avrei fatto un tantinello meglio. Tammy Abraham ne ho due, questo qua direi che si può vendere. E poi Mizzica, tutti questi vendili. No, Mount no. De Vrij no perché 5 stelle, Pellegrini no, Acerbi vendi. Kimmich, Stoka, Zaniolo ne ho 1.000, Di Marco, Vecino, Østigard, eccolo qua l'altro Leao, Faraoni, Correa, Pasalic, Pobega si tiene, Zagoski, Duncan, Totti. A che lo tengo perché ormai ci ho già investito un botto. Bakayoko lo tengo, Messias lo tengo, Lucic, Aduero, Marlon, Lozano. Perché non ha fatto così Pippa Lozano? Tonali, Ramsey, Pinamonti, Selic, Rugani, Tomori perché tanto ce l'ho già qui. Pongracic, Politano, Patric, Ciccio, Caputo, Sensi, anche Pulisic, chi se ne frega, Lazzari, Olivera, Biraghi, ma chi mi dà quando cavolo è che ce l'ho? Non me lo ricordavo. Sergi Roberto, Ndombele, Deulofeu, Vlasic, Elmas, Mario Rui, Quagliarella, Lazaro e Sharawi. Alvarez si tiene tutta la vita. Brahim Diaz, Perez, Igor, Capra. Eccolo qua, Hernandez. Quindi l'altro potevo venderlo. Cacchio, dove cavolo stava? Non si era così indietro. No, ma allora, eccolo qua, Hernandez. Opzione giocatori svincola. Svincola tutta sta gente che non userò mai nella vita. Ti dà Pepe per Salah. Sarebbero belli gli scambi effettivamente all'interno di questo gioco. Boh, allora. No, 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 non hai capito un cazzo. Torna indietro, non hai capito niente, veramente. Allora, vista selezione. Silvestri, Dabo. Questi qua li tengo tutti. Udogie via subito. Subito. Felipe Anderson e Kalulu che tanto già ce l'ho. Ok, questi. Opzioni. Svincola. 5.500 GP. Quanto ho adesso dei GP? Avrò un paio di milioncelli. Ce l'avrò un paio di milioncini. Contratto.
1,8. Stavo pensando di prendere Mbappé, a parte che io già ce l'ho, ma almeno la versione nuova è decisamente più forte, ci poteva stare. Allora, ce l'ho qualcosa per allenare Clarencio e vedere come esce. Dove sta Clarencio? Clarencio. Allora, 38 livelli, mortacci sua. Alla faccia del piffero. Qualcosina ho. Ok, posso starci. Avvia allenamento, così vediamo come esce Clarencio. Dove cazzo sta Clarencio? Clarencio, leggenda. Allora, opzioni, progresso giocatore. Statistiche. 11 di passaggio, poi 11 di dribbling, poi 8 di serpentina, arti inferiori 10, avrei fatto anche 11, ma vabbè, dettagli. Solo due, ma arriva a 95, quindi 96, 97, 98. C'è qualcosa che non mi tornizza. C'è qualcosa che non mi tornizza. 11, 11, 8, 10, 4. 11, 11, 8, 10, 4. Ah, ho cannato qua, ho capito. Allora, 11, 11, serpentina è la destrezza, 8, scarpa in arti inferiori, 10 e 4 la difesa. Ma come cazzo ci arriva 4 in difesa? Non ci arrivi mai nella vita. Ok, 96, mi può star bene, avanzo un punticino. C'è qualcosa che posso togliere che me lo tiene a 96? No. Competenza stile di gioco, devo mettere contropiede veloce. E me lo tengo a 80. Usa i punti. Ok, quindi Clarencio starebbe messo così. Ante resistenza, velocità buona, difesa poca, ma neanche malissimo. Buon dribbling, ottimo passaggio, finalizzazione così così. Sì, è un onesto mediano. È un onesto mediano, però mi sembra nulla di stratosferico. In squadra ci sta. Non credo che toglierò Mout per lui. Infatti, perché mi scende lo stile di gioco. Mi scende lo stile di gioco. Ottimissimo, per carità, potrei metterlo sia al posto di Kimmich che di Tonali, ma fammelo come sostituto. Togli Bruno Fernandes e rimettimi il buon Mount e rimaniamo così. Però in compenso posso metterlo. Nella formazione, dov'è? Del Milan.
mi piange il cuore a metterlo al posto di The Keteler, però d'altra parte. De Ketelaere, ah, non può giocare là. Cacchio, se l'avrei messo volentieri al posto di Diaz. Riserve Seedorf. Ce ne ho altre del Milan. Adesso ce le ho in teoria da mettere ipoteticamente come panchinari. Bakayoko. Sbocco Bakayoko. Florenzi, Rade Krunic, cacchio, volevo Tatarusanu, Rade Mizzica, dov'è Krunic? Obega e Messias. Ora, perfetto. Qua adesso ci starebbe bene Digno qui al posto di Diaz, perché Leao di là non ci può stare, né, no, neanche per idea. Ci starebbe bene Digno al posto di Diaz, Cafu al posto di Calabria. E le prossime partite che mi vado a giocare in coppa me le gioco direttamente col Milan. Capitano Calabria, giustamente, sì. Quanto ha di calci di punizione sto qua? Appena 70, Seedorf, vergogna. Bruttissima sta cosa. Vabbè, dai, un onesto trequartista. Buon, perfetto. Ragazzuoli, per oggi è andata così, ma non si demorde. Sabato, seconda run. Adesso vi saluto, che è ora di andare a preparare la pappa. Grazie per avermi seguito con Football 2023. Ci vediamo sabato, non so di preciso che ora. Domani sera invece, Capitan Tsubasa Dream Team. Pace belli, alla prossima.